Ciao a tutti ragazzi e bentornati su questo nuovo video. Io sono Catalin e mi occupo di idraulica, caldaie e climatizzatori, quindi se siete interessati in questo genere di video, iscrivetevi a questo canale perché io ogni settimana aggiungo nuovi contenuti. Allora, avevo parlato nello scorso video, avevo fatto un confronto con due termosifoni, uno in alluminio e uno in ghisa. Allora, questa volta confronteremo il termosifone in alluminio con quello in acciaio, con quelli tubolari in acciaio. Quindi andiamo adesso sul sito della Leroy Merlin e prendiamo questi due termosifoni che sono di altezza, lunghezza e spessore più o meno uguali, ok? E andiamo a confrontarli qual è che scalda di più e quale è meglio comprare. Eccoci qua sul sito della Leroy Merlin e praticamente vedete che qui io ho cercato radiatore Prodigy in alluminio 10 elementi interasse 80, ok? E andiamo a vedere i dati tecnici di questo termosifone e i dati tecnici di quest'altro che è radiatore Equation tubolare in acciaio 10 elementi interasse 81,3 cm. Quindi andiamo sui dati tecnici, quindi prima leggiamo quelli i dati tecnici del termosifone in alluminio. Vedete che è larghezza 80, altezza 85, interasse centrofori 80 e lo spessore è di 9,7 cm, quindi il termo distanza dal muro di quanto è grosso il termo è 10 cm e praticamente questo termo ha una potenza delta T de 1782 watt, ok? Invece, se andiamo a vedere questo termosifone in acciaio tubolare, quelli belli tubolari, ok? Vediamo che larghezza 45, altezza, ok, quanto è alto? 87, interasse 81 e quello in alluminio era 80, quindi questo è un centimetro più grande e lo spessore è 14,8, quindi è con 5 centimetri più grande del termosifone in alluminio, quindi ha una massa riscaldante con 50% più grande rispetto al termosifone in alluminio. Ok? Vediamo il numero di elementi, ok? Sono 10 elementi come quello in alluminio e vediamo come adesso dobbiamo vedere quanti watt fa questo termosifone qua. Allora, quanti watt fa questo termosifone qui? Allora, su questi dati tecnici non c'è scritto, però vediamo che qua in alto c'è scritto interasse di 81,3 cm a 4 colonne, profondità 148 mm, quindi 15 cm di spessore e potenza termica 1142 watt. Quindi questo termosifone è con 50%, ok, più grande rispetto al radiatore in alluminio e fa 1142 watt rispetto al termosifone in alluminio che fa 1782, quindi c'è una differenza di 600 watt tra uno e l'altro. Vediamo 1782 1782 meno 1142 1142. Quindi abbiamo una differenza di 640 watt rispetto al termosifone in alluminio. Quindi è inutile dire che l'alluminio è il materiale migliore per usarlo per scaldare o per il scambio termico delle temperature, che sia freddo che sia caldo. È un materiale che fa molto bene lo scambio termico tra i materiali dopo il rame, perché il rame è il primo della categoria. Quindi questo il termosifone tubolare sì, è bello da vedere in acciaio, è bello da vedere, però dovete sapere che scalda molto meno rispetto ai termosifoni in alluminio. Come differenza di prezzo penso che siamo lì, quindi questo costa 109 euro, invece il termosifone in alluminio costa 156, no, costa un po' di più quello in alluminio, però a mio parere io comprerei di più il termosifone in alluminio che il termosifone in acciaio. Questo perché praticamente se io ho, diciamo, ho bisogno di 1200 watt per scaldare una stanza,
Allora compro il termosifone in alluminio, questo che fa 1800 watt, ok, e posso abbassare la temperatura della caldaia, perché più abbasso la temperatura della caldaia e più vado a risparmiare sulla bolletta del gas. Quindi invece di avere un'entrata di acqua calda nel termosifone a 75 gradi, metterò un'entrata di acqua calda del termosifone a 55 gradi e lì vado a risparmiare sul gas, perché la caldaia non va più con fiamma alta ma va e funziona con fiamma bassa, e allora riesco a risparmiare sul gas. Invece col termosifone in acciaio io dovrei far andare questo termosifone sempre al massimo temperatura di 75 gradi sulla caldaia, quindi non risparmio assolutamente nulla. Ragazzi, spero di essere stato abbastanza chiaro, e la prossima volta che vedete qualcuno che vi dice che i termosifoni tubolari, perché loro li vedono grandi, ok, allora pensano che il termosifone tubolare, essendo più grande, scalda di più rispetto al termosifone in alluminio. Questo non è vero, quindi vi ho fatto vedere i dati tecnici e i dati specifici dei due termosifoni e vi ho fatto vedere come il termosifone in alluminio, anche essendo più piccolo, riesce a scaldare molto di più rispetto a un termosifone grande in acciaio. Se volete andarvi a vedere anche la differenza tra un termosifone in alluminio e un termosifone in ghisa, vedrete che anche lì i dati tecnici parlano chiaro che il termosifone in alluminio scalda molto di più rispetto al termosifone in ghisa. Ragazzi, se avete domande fatemelo sapere nei commenti. Grazie per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!